Si sente? Sì. Anche voce perfetta. Bene, allora buona giornata o in termini più francescani pace e bene. Non so se dopo tanta presentazione le cose andranno bene o se alla fine ci sarà la delusione. Se vedo che qualcuno chiacchiera abbondantemente vuol dire che sto annoiando. Il tema che mi è stato assegnato è quello della proposta di relazione integrale col creato a partire dall'enciclica Laudato Si di Papa Francesco. Ecco, tenete presente che questo materiale sarà a vostra disposizione, sia il PowerPoint, sia il testo della relazione che io non leggo perché andrò più a ruota libera sul PowerPoint, ma qui poi troverete tutte le citazioni e tutte le cose fatte come si deve fare in queste circostanze. Ecco, ho utilizzato, lo dico da subito, anche queste immagini, che sono le immagini di un dipinto realizzato da un iconografo, un francescano della Val di Non, si chiama Fra Ivan dal Piazza, e l'ha realizzato per una cappella che si trova a Dakar, in Senegal. Ecco, quindi questo affresco, o meglio, questo dipinto, si trova nella cappella delle Francescane dei Poveri a Dakar, se vi capita di andare da quelle parti avrete modo di vederlo. Ho utilizzato questo per due ragioni. La prima, perché l'autore non mi chiede i diritti d'autore, e la seconda perché è un'opera originale che appunto illustra il cantico di Frate Sole, il cantico delle creature, e direi tocca anche praticamente tutti gli aspetti che tocca l'enciclica del Papa. Lui l'ha fatto prima che il Papa facesse l'enciclica. Allora diamo anzitutto uno sguardo d'insieme a questa enciclica. Io non potrò parlare di tutta l'enciclica e neanche fare il riassunto per filo e per segno di tutta l'enciclica, per cui mi limiterò a toccare alcuni ambiti, alcuni temi. Certamente all'inizio almeno due parole generali sulla enciclica nel suo complesso e poi andrò soprattutto su alcuni aspetti, quelli legati alla ecologia integrale, come la chiama Papa Francesco, quelli legati alla conversione ecologica e poi quelli legati alle linee di azione e alle proposte di orientamenti per una educazione e una spiritualità ecologica. Comunque diamo un'occhiata all'enciclica nel suo complesso. Propone una riflessione organica e complessa sulla casa comune. Ecologia deriva dal greco, in greco oikos significa casa, e appunto logia, logos, logion, è il discorso. Quindi è un discorso sulla casa comune. E il Papa, nella sua enciclica, questo discorso sulla casa comune lo comincia mettendosi in ascolto del grido della terra, dice lui, in ascolto del grido della terra, nostra sorella e madre, e prende spunto proprio dal cantico di Frate Sole, o cantico delle creature, per appunto fare questo riferimento alla terra che ci è sorella e madre. Poi vedremo qualche spunto in più. Nel secondo capitolo il Papa presenta quello che chiama il Vangelo della creazione e quindi la visione biblica di quello che è la creazione, partendo appunto dai brani dell'Antico Testamento, cogliendo la sapienza di Israele e poi andando anche a cogliere quello che è originale nel Nuovo Testamento e nel Vangelo e anche nello stesso linguaggio di Gesù per quel che riguarda il creato e le creature. Nel terzo capitolo, in questo sguardo complessivo, va a cogliere Papa Francesco la radice umana della crisi ecologica e la radice umana della crisi ecologica la coglie soprattutto in quello che lui chiama un eccesso di antropocentrismo, cioè un'idea anche sbagliata, da un lato di quello che era la parola biblica che troviamo nel libro della Genesi del dominare la terra, ma dall'altro c'è un eccesso di antropocentrismo che è legato alla cultura moderna, alla cultura degli ultimi secoli, che pensa di poter tutto sommato disporre di tutto, soprattutto in campo economico e
in campo scientifico-tecnologico. Poi da lì passa a fare una proposta di conversione ecologica per una ecologia integrale. Su questa parte, in questi tre quarti d'ora ci fermeremo abbastanza a lungo, così come sulle linee di orientamento e di azione per le istituzioni e sugli orientamenti e linee d'azione per una educazione e una spiritualità ecologica. Ci sono all'interno di questa enciclica alcuni assi portanti, è lo stesso Papa Francesco a usare questa espressione, dice che assi portanti di questa riflessione, lo dice al numero 16, sono l'intima relazione tra i poveri e la fragilità del pianeta. Quindi quando si parla di ecologia, per il Papa non si parla semplicemente di fiori, campi, acqua, eccetera, eccetera, ma si parla anche di coloro che all'interno di questo ambiente vivono, e in modo particolare appunto la relazione tra i poveri e la fragilità del pianeta. Il Papa collega molto la dimensione ecologica alla dimensione sociale. La convinzione che tutto nel mondo è intimamente connesso, e questo asse poi porterà a tirare delle conseguenze anche nella proposta e nelle proposte che lui fa a chi ha responsabilità all'interno delle istituzioni. La critica al nuovo paradigma e alle forme di potere che derivano dalla tecnologia. Ecco, il nuovo paradigma chiaramente è il paradigma che dà, non è il paradigma che valorizza la scienza, ma è il paradigma che trasforma la scienza in scientismo, cioè che pensa che non ci sia nessun'altra prospettiva, e soprattutto nella derivazione tecnologica. L'invito a cercare altri modi di intendere l'economia e il progresso, e quindi in questo va a toccare all'interno della enciclica il tema del rapporto che c'è tra economia e ecologia, e nella parte dedicata alle indicazioni per le istituzioni, ecco, lì ritornerà in maniera molto forte anche l'invito a un altro tipo di economia che non sia, lo dice esplicitamente, l'economia che crea crisi finanziarie e che si preoccupa solo di salvare le banche, o l'economia che pensa che il mercato è capace di regolare tutto e in questo modo non si accorge dei disastri che vengono compiuti a livello ambientale e antropologico. Il valore proprio di ogni creatura, ecco, questo è un altro asse che ritorna, lo sviluppa sia nella parte biblica sia nelle parti successive. Il senso umano dell'ecologia, cioè lui parla del fatto che dobbiamo imparare ad avere anche una ecologia umana, lo vedremo dopo, la necessità di dibattiti sinceri e onesti, insisterà in questo lì dove propone tutta una serie di dialoghi che sono rivolti soprattutto a chi ha appunto responsabilità all'interno delle istituzioni. La grave responsabilità della politica internazionale e locale, quindi il livello macro della politica, perché il Papa sottolinea come il discorso ecologico ci faccia cogliere l'interdipendenza che c'è tra tutto ciò che esiste, ma anche il valore, potremmo dire, locale, e la cultura dello scarto e la proposta di un nuovo stile di vita. Anche questo tema della cultura dello scarto, lo vedremo, ritorna spesso all'interno dell'enciclica, non è la prima volta che il Papa parla della cultura dello scarto, e fa questa proposta di un nuovo stile di vita, la chiama conversione ecologica, e nell'ultima parte dell'enciclica, lì dove propone delle linee, degli orientamenti per una pedagogia ecologica e anche per una spiritualità ecologica, questo tema ritorna. Ecologia integrale, vediamo allora che cosa ci suggerisce il tema dell'ecologia integrale. È una visione dell'ecologia che si contrappone a quelle forme di ecologia parziali, incapaci di avere uno sguardo globale, organico e integrale, e propone di rivedere e integrare i modelli di approccio alla tematica ecologica fin qui praticati nei vari ambiti. E quindi Papa Francesco dice: per parlare di ecologia bisogna che apriamo l'orizzonte a 360 gradi, e bisogna che teniamo insieme l'ambito scientifico, economico,
politico, sociale, antropologico, culturale, religioso. Non è un discorso integrale sull'ecologia quello che si preoccupa solo dell'ambiente senza preoccuparsi contemporaneamente anche delle persone che quell'ambiente abitano. Non è un discorso integrale sull'ecologia quello che assume una prospettiva solamente scientifica, ma perché sia integrale deve assumere anche le altre. Non è un discorso sull'ecologia neanche quello che assume una prospettiva solamente religiosa, dice il Papa. Osserva ad esempio che qualcuno, anche all'interno della stessa Chiesa, per molto tempo si è disinteressato di questo discorso pensando che non c'entrasse con quello che è l'esperienza religiosa, la spiritualità. Allora, ecologia integrale, contro visioni parziali dell'ecologia. E per parlare di ecologia integrale, Papa Francesco si ispira proprio a San Francesco. Ecco il numero 11 di Laudato Si, la sua testimonianza di San Francesco ci mostra anche che l'ecologia integrale richiede apertura verso categorie che trascendono il linguaggio delle scienze esatte o della biologia e ci collegano con l'essenza dell'umano, cioè la ecologia che si interessa, che entra in contatto con l'uomo, che si interessa anche di quel linguaggio che è il linguaggio simbolico, religioso. Così come succede quando ci innamoriamo di una persona, ogni volta che Francesco guardava il sole, la luna, gli animali più piccoli, la sua reazione era cantare, coinvolgendo nella sua lode tutte le altre creature. Quindi la dimensione della lode, che ritornerà poi anche lì dove il Papa propone una spiritualità ecologica, e la dimensione del coinvolgimento delle altre creature, che è l'idea di fraternità universale. Successivamente il Papa insisterà molto su questa comunione che c'è e che deve essere coltivata tra tutte le creature, delle quali noi, dice, siamo chiamati a prenderci cura. Da ultimo, la povertà e l'austerità di San Francesco non erano un ascetismo solamente esteriore, ma qualcosa di più radicale, una rinuncia a fare della realtà un mero oggetto di uso e di dominio. L'idea di povertà e di sobrietà, dice Papa Francesco, non hanno reso San Francesco un uomo triste e non sono motivate da una qualche forma di ascetismo puramente esteriore, ma è un rendersi conto che noi non siamo padroni del creato e non siamo padroni delle creature, perché il padrone è uno solo, il dominus, il signore, è uno solo, ed è quello che nell'affresco iniziale stava nella fascia in alto, dalla quale a un certo punto, ricorda Papa Francesco anche nell'enciclica Laudato Si, ha scelto di discendere nella fascia in basso proprio per entrare dentro il creato e poi portarlo con sé nella dimensione stessa di Dio. Ambiti fondamentali. Ecco, in una visione di ecologia integrale ha senso parlare di relazione integrale col creato, che tocca le dimensioni fondamentali del microcosmo personale, per cui ci riguarda, va a toccare le dimensioni con le quali noi entriamo in rapporto col creato, entriamo in rapporto con la nostra intelligenza, con i nostri affetti, con la nostra capacità relazionale. Siamo parte del creato col nostro corpo ed entriamo in relazione col creato col nostro corpo. Abbiamo una dimensione estetica, per cui di fronte al creato abbiamo delle reazioni che vanno a toccare le corde del bello e del brutto, etica, il Papa sottolineerà che abbiamo delle responsabilità spirituale, anche questo è un tema che ritornerà proprio approfondendo la visione francescana del creato, per cui il creato, le creature portano significazione di Dio, ma il Papa lo approfondirà e ci ritorneremo nell'ultima parte, lì dove parla anche di come nei sacramenti il creato viene assunto e comincia ad esserci, il Papa dice, una ecologia sacramentale.
spirituale religiosa. E naturalmente, parlando di relazione integrale col creato, vengono toccate anche le dimensioni del macrocosmo ambientale. Il Papa sottolinea lungo tutta l'enciclica appunto come vengono a essere toccate le dimensioni dell'ambiente, dell'economia, della società e della cultura. Per una ecologia integrale occorre quindi coltivare, e lì ci sono i riferimenti all'enciclica, un'ecologia ambientale, economica e sociale, cioè bisogna riuscire a tenere insieme ambiente, economia e società, e in questo il Papa riflette molto su come ci sia un duplice danno che va a toccare di solito l'ambiente e i poveri, quando l'economia è l'unico criterio, o meglio, all'interno dell'economia il criterio del profitto diventa l'unico criterio che regola tutto. Il Papa parla di una ecologia culturale da coltivare, dice che occorre anche salvaguardare i beni culturali, ma poi dice che occorre salvaguardare anche le culture e saper guardare anche la dimensione culturale a partire dalla cultura popolare. Poi insiste molto su una ecologia della vita quotidiana, e in questa parte della ecologia della vita quotidiana c'è il fondamento di quello che poi proporrà nella spiritualità e nella pedagogia ecologica. Fa parte dell'ecologia della vita quotidiana per il Papa la riflessione che ognuno di noi è chiamato a fare su come concretamente ogni giorno utilizza ad esempio la luce, l'acqua, eccetera, eccetera. C'è bisogno di arrivare ad approfondire anche una ecologia umana, e nell'ecologia umana il Papa tocca anche il tema appunto della corporeità, del riconoscimento della propria identità, del non aver paura nel riconoscersi uomo e donna, e poi affronta il tema del principio del bene comune, che è un po' il principio guida della dottrina sociale della Chiesa, per ricordare appunto che la destinazione del creato è per tutti, che il creato non può essere in qualche modo saccheggiato da alcuni e guardato da lontano col binocolo da altri, ma deve esserci questo principio del bene comune che riguarda l'intera umanità e riguarda lo stesso creato. E il principio anche della giustizia tra le generazioni. Facendo attenzione, Papa parla di una giustizia intergenerazionale e di una giustizia intragenerazionale. Cioè, dice, facciamo attenzione quando portiamo avanti questo discorso sull'ecologia integrale, che dobbiamo pensare alle generazioni che verranno dopo di noi, però contemporaneamente dice, dobbiamo pensare anche a quelli delle altre generazioni che ci sono adesso, e usa un'espressione molto forte, dice i poveri non hanno tempo di aspettare la prossima generazione per veder affrontati e risolti i loro problemi. Il contributo francescano, che è molto forte all'interno dell'enciclica, è esplicitato da Papa Francesco fin dall'inizio. Alcune frasi che troviamo al numero 10 di Laudato Si. Credo che Francesco, dice Papa Francesco, sia l'esempio per eccellenza della cura per ciò che è debole e di una ecologia integrale vissuta con gioia e autenticità. Allora, esempio di cura per ciò che è debole e di ecologia integrale. Poi è il santo patrono di tutti quelli che studiano e lavorano nel campo dell'ecologia, amato anche da molti che non sono cristiani, per questo l'enciclica si rivolge a tutti, non è rivolta esclusivamente ai cristiani. Egli manifestò un'attenzione particolare verso la creazione di Dio e verso i più poveri e abbandonati, amava ed era amato per la sua gioia, la sua dedizione generosa e il suo cuore universale. Ecco questi temi che affascinano il Papa, questo rapporto appunto tra ecologia e intervento in favore
di coloro che sono più poveri e abbandonati, e poi anche questo tratto della gioia, che è qualcosa che il Papa continuamente sottolinea, e questo tratto della universalità. Ancora, era un mistico e un pellegrino che viveva con semplicità e in una meravigliosa armonia con Dio, con gli altri, con la natura e con se stesso. Ecco le varie relazioni nelle quali si vede se uno è sereno, se uno è in pace con se stesso e se uno appunto è effettivamente nella gioia. Meravigliosa armonia con Dio, con gli altri, con la natura, con se stesso. In lui si riscontra fino a che punto sono inseparabili la preoccupazione per la natura, la giustizia verso i poveri, l'impegno nella società e la pace interiore. Ecco, questi sono aspetti appunto di questo tema della ecologia integrale che Papa Francesco coglie da San Francesco. Il contributo francescano tocca vari aspetti che vengono poi ripresi all'interno dell'enciclica. Ad esempio il tema della lode, che dà il titolo alla stessa enciclica, il rapporto con Dio e il rapporto con le creature, per San Francesco deve portare alla lode. La lode che è riservata per San Francesco solamente a Dio, la lode alla quale Francesco invita ogni creatura. Poi l'assunzione della categoria di significazione del creato. Penso che tutti voi ricordiate a memoria la strofa del Cantico di Frate Sole, in cui Francesco, ecco, lo descrive brevemente, no? È la prima delle creature che Francesco chiama in causa dopo aver detto che nessun uomo è degno di nominare Dio, no? E allora dice: laudato sì mi Signore per Frate Sole, lo quale è giorno e t'allumini noi per lui, e te lui è bello, radiante, con grande splendore. E aggiunge questa frasetta importantissima: de te altissimo porta significazione. Cioè Francesco, guardando al sole, non si limita a godere del sole, che è una cosa molto buona, ma vede nel sole un rinvio a qualcosa che sta oltre il sole e che è Dio stesso. E questo è tipico della spiritualità di San Francesco, e nell'enciclica questo Papa Francesco lo riprende sia nella sezione biblica sia poi nelle altre sezioni. È il cogliere che il creato è linguaggio, che il creato ha al proprio interno un elemento di autotrascendenza, è un invito, è un linguaggio di Dio, e per questo ci aiuta anche a scoprire qualcosa di Dio. Il concetto di fraternità universale, di fraternità, sororità, maternità con le creature. Nel Cantico delle creature, o Cantico di Frate Sole, è evidente che tutte le creature vengono nominate secondo questa categoria: frate, sora, fratello, sorella, con una eccezione che è quando Francesco parla della terra, che la chiama sora madre terra, perché riconosce nella terra una sororità. La terra, come me, deriva dal creatore, dallo stesso padre, e al tempo stesso Francesco coglie nella terra anche una maternità, perché noi veniamo dalla terra, sora madre terra. Ecco, questo concetto è ripreso molte volte dal Papa all'interno dell'enciclica per spingere in direzione di una fraternità universale e anche per spingere in direzione di una comunione. Poi l'idea che tutto appartiene a Dio e noi non possiamo appropriarci di nulla è un'idea molto forte in San Francesco, ed è un'idea che il Papa all'interno dell'enciclica ripropone più volte, l'abbiamo già visto anche nelle slide precedenti. E questa idea che nulla ci appartiene, che non possiamo appropriarci di nulla, è proprio fondamentale per cambiare il modo di entrare in rapporto con il creato. Se io sono in pratica colui che detiene ogni forma di potere e dominio sul creato, seguirò determinate logiche. Se io ritengo di non essere il padrone del creato, seguirò altre logiche. Ad esempio, farò molta più attenzione a
non agire da sfruttatore da un lato e farò molta più attenzione ad agire all'interno del creato secondo una logica di condivisione. La conversione ecologica poi come capacità di riconoscere i nostri peccati ecologici e cominciare a cambiare. Lì dove parla di conversione ecologica, lo vedremo dopo proprio, il Papa prende come modello Francesco d'Assisi nella sua capacità di riconoscere i propri limiti, le proprie fragilità, dice, i propri vizi, i propri peccati e assumersene la responsabilità in modo tale da avviare un cambiamento, da cambiare il proprio modo anche di rapportarsi con le creature. Per inciso, quando le fonti francescane raccontano, fonti francescane sono una serie di testi, quelli sostanzialmente del primo secolo di francescanesimo, che sono raccolti in un unico volume. Quando raccontano di come nasce il Cantico delle Creature, Francesco ricorda che le persone, che noi, spesso abusiamo delle creature, che invece sono a nostra disposizione da parte di Dio, e invita a lodare Dio e invita le creature stesse a lodare Dio. Vediamo allora il tema della conversione ecologica. Come dicevo poco fa, parte da una presa di coscienza dei propri errori e mette in moto una serie di atteggiamenti che portano alla cura per il creato. Papa Francesco ne sottolinea alcuni. Gratitudine e gratuità è, se volete, il rovescio della medaglia del non appropriarsi. Gratitudine e gratuità, un riconoscimento del mondo come dono ricevuto dall'amore del Padre, che provoca come conseguenza disposizioni gratuite di rinuncia e gesti generosi anche se nessuno li vede o li riconosce. Cioè, anche nei confronti del creato, io agisco con un senso di gratuità, non agisco semplicemente per interesse. Tanta filosofia ecologista admira il timore o l'interesse più che la gratuità. Io non devo prendermi cura del creato perché ho paura che il mondo mi crolli addosso. C'è anche quella motivazione, ma la prima motivazione deve essere: mi prendo cura del creato perché il creato ha un valore in sé, le creature hanno un valore in sé, e lo sottolinea spesso, per senso di gratitudine e di gratuità per questo dono. Implica poi, dice il Papa, l'amorevole consapevolezza di non essere separati dalle altre creature, ma di formare con gli altri esseri dell'universo una stupenda comunione universale. Ecco questa idea francescana di fraternità universale. Facendo crescere le capacità peculiari che Dio ha dato a ciascun credente, la conversione ecologica lo conduce a sviluppare la sua creatività e il suo entusiasmo. Il Papa dice: vogliamo trovare soluzioni ai problemi dell'ambiente? Sviluppiamo anche la fantasia che Dio ci ha dato. Cioè, siamo creativi. E il Papa fa questa riflessione notando come normalmente i poveri sono molto creativi, sono costretti ad essere creativi per sopravvivere, ma noi dovremmo cominciare, dice lui, ad essere creativi per prenderci cura del creato. Interpreta poi la propria superiorità come una diversa capacità che gli impone una grave responsabilità che deriva dalla sua fede. Cioè, se noi dentro il creato abbiamo coscienza di quel che accade, questo comporta che noi ci assumiamo una responsabilità nei confronti del creato, nei confronti delle creature. Ancora, questa conversione ecologica è supportata da motivazioni di fede. Ogni creatura riflette qualcosa di Dio e ha un messaggio da trasmetterci. Quello che dicevo prima, portano significazione di Dio le creature. Oppure la certezza che Cristo ha assunto in sé questo mondo. No, dicevo che non è rimasto nella parte alta del dipinto, ma è disceso nella parte bassa. E ora, risorto,
dimora nell'intimo di ogni essere, circondandolo con il suo affetto e penetrandolo con la sua luce. Alla fine dell'enciclica dirà anche che, e lo dice anche nella parte biblica, che porta con sé tutto il creato, portandolo a Dio. Come pure il riconoscere che Dio ha creato il mondo iscrivendo in esso un ordine e un dinamismo che l'essere umano non ha il diritto di ignorare. Si tratta di scoprire anche l'ordine, il dinamismo presente all'interno del creato. E da ultimo, la conversione ecologica integrale ha sicuramente a che fare con la necessità di contrastare la cultura dello scarto che colpisce tanto gli esseri umani esclusi quanto le cose che si trasformano velocemente in spazzatura. Il tema della cultura dello scarto, sapete che è un tema caro a Papa Francesco, ne ha parlato a più riprese, ne ha parlato anche nell'esortazione apostolica Evangelii Gaudium e ritorna qui. Ecco, dice, la cultura dello scarto, che per lui deriva fondamentalmente soprattutto dall'approccio consumista nei confronti della vita e anche del creato, la cultura dello scarto colpisce gli esseri umani perché crea scarti tra gli esseri umani e ovviamente colpisce anche le cose che vengono trasformate velocissimamente in spazzatura e questa spazzatura si accumula. Veniamo allora agli orientamenti d'azione per poi vedere le linee educative e di spiritualità. Orientamenti d'azione. Dice il Papa, si tratta di delineare dei grandi percorsi di dialogo che ci aiutino ad uscire dalla spirale di autodistruzione in cui stiamo affondando. Quindi non è che si nega la gravità della situazione. Però, dice il Papa, con uno sguardo anche positivo, c'è la possibilità di uscire da questa spirale di autodistruzione e per questo indica come via privilegiata la via del dialogo. Tanto per capire perché c'è questa immagine, questi due personaggi sono il Podestà e il Vescovo di Assisi, che ai tempi di San Francesco arrivarono a litigare in modo talmente solenne che si scomunicarono reciprocamente. E il Vescovo scomunicava coloro che avevano a che fare col Podestà e il Podestà inibiva, perché il Podestà non poteva dare la scomunica, ma poteva fare quelle che oggi si chiamano sanzioni economiche, quelli che stavano dalla parte del Vescovo. E naturalmente quando la gente litiga c'è sempre chi fa il tifo come negli incontri di box. Ecco, Francesco era dispiaciuto di questo e invece cerca di riaprire il dialogo, lo farà aggiungendo al cantico delle creature la strofa del Beati quelli che perdonano per lo tuo amore e la fa cantare davanti a loro che finalmente ricominciano a dialogare e a parlarsi. Ecco, il Papa dice dialogare è fondamentale e occorre che ci sia dialogo sull'ambiente nella politica internazionale. Perché? Perché c'è una interdipendenza. Non basta più che uno decida in uno Stato soltanto di fare certe cose, ma bisogna che ci sia l'accordo tra il maggior numero possibile di Stati per far cambiare qualcosa a livello di ambiente. E a questo servono anche gli incontri internazionali, quelli sul clima, eccetera, eccetera, che il Papa dirà, spesso si rivelano inconcludenti. Serve il dialogo verso nuove politiche nazionali e locali. Cioè, dice il Papa, bisogna che anche a livello nazionale si facciano delle scelte e perfino a livello locale. Il livello locale, dice, non è ininfluente. Serve ancora dialogo e trasparenza nei processi decisionali, cioè i processi decisionali devono essere, diciamo così, open source, cioè si devono fare coinvolgendo il più possibile le persone, coinvolgendo il più possibile la società civile, quella che si chiama la società civile, in modo trasparente, in modo tale che la società civile possa influire anche sulle decisioni e sui processi decisionali. Deve esserci dialogo tra politica ed economia, perché sottolinea il Papa, se l'economia va per conto proprio, i disastri ecologici aumentano, soprattutto visto e considerato che dell'economia l'aspetto che prevale oggi, che domina, è l'aspetto finanziario.
e ancora il dialogo tra religioni e scienze, dove non devono esserci pregiudizi delle religioni nei confronti delle scienze, ma non devono esserci pregiudizi nemmeno delle scienze nei confronti delle religioni, pensando che l'unico linguaggio possibile per parlare di ciò che esiste sia il linguaggio della scienza. Quello della scienza è un linguaggio, ma ci sono molti altri linguaggi e bisogna riuscire a far anche dialogare tra di loro questi linguaggi. Ci sono anche elementi critici da correggere, lo dicevo prima, l'inconcludenza dei vertici globali, il mercato con i suoi meccanismi, a volte c'è una specie di divinizzazione del mercato per cui sembra che funzioni sempre benissimo per conto suo, dopo quando succede una crisi economico-finanziaria allora ci rendiamo conto che non è proprio così. La miopia di una classe politica che fa fatica, dice il Papa, a sottrarsi alla logica efficientista e immediatista, no? Le realizzazioni a tutti i costi e soprattutto le realizzazioni in tempo breve, perché sono quelle che poi portano voti. La corruzione che ostacola scelte lungimiranti e impedisce lo studio dell'impatto ambientale dei progetti. Il Papa dice ci sono paesi a questo mondo e ci sono situazioni in cui la corruzione condiziona fortemente la valutazione dell'impatto ambientale dei progetti. E anche un certo scientismo che pensa di poter spiegare completamente la vita, l'intima essenza di tutte le creature e l'insieme della realtà. Veniamo allora al tema educazione e spiritualità, che è l'ultimo che tocco. È l'umanità, dice il Papa, che ha bisogno di cambiare. Emerge così una grande sfida culturale, spirituale ed educativa che implicherà lunghi processi di rigenerazione. La scelta dell'immagine è Giovanni Battista, il profeta della conversione. Questa volta lo facciamo diventare anche profeta della conversione ecologica. Era un uomo di grande sobrietà, locuste, c'era un articolo anche sull'ultimo numero di Vita Trentina su come ci si può nutrire a base di insetti. Allora, per questo occorre, le locuste non sono male, le ha assaggiate anche padre Matteo, le ho assaggiate anch'io, fritte e affumicate sono poco diverse dalle patatine. Occorre puntare su un altro stile di vita, dice il Papa, alternativo alla proposta consumistica che è causa di problemi di ordine ecologico e sociale. Abbiamo visto prima, cultura dello scarto, che tocca sia le cose sia le persone. La cultura consumistica è quella che realizza ciò che diceva Omero già nell'Odissea, quando Ulisse rimproverava i suoi compagni dicendogli siete soltanto dei tubi digerenti. Ecco, la cultura consumista è quella che ci trasforma in tubi digerenti. Educare all'alleanza tra l'umanità e l'ambiente. Alleanza è una categoria biblica molto bella. Vuol dire io mi prendo cura dell'ambiente e l'ambiente si prende cura di me. Se questa alleanza cessa, poi non possiamo lamentarci di quel che ci arriva addosso. È l'unico modo che ha il creato di gridare e lamentarsi nei nostri confronti. Ecco, il creato non ha parola, fa come il bambino nella culla che quando ha bisogno strilla. Il modo di strillare del creato è quello che succede ogni tanto anche con qualche disastro ambientale. Proporre e abbracciare una conversione ecologica. Ne abbiamo parlato prima, ecco, diventa importante riuscire a proporla questa conversione ecologica. Questo cambiamento anche di modo di relazionarsi col creato, riconoscendo anche che c'è un modo sbagliato e riconoscendo che noi per primi a volte usiamo in modo sbagliato e ci relazioniamo in modo sbagliato col creato. Imparare a gustare la gioia della sobrietà nell'essere in pace con se stessi, ogni creatura e il creatore. Il Papa non propone la decrescita felice, il Papa propone la sobrietà. E la sobrietà non è nemica della gioia, è viceversa. È chi non è sobrio
che non è in grado di sperimentare la gioia, perché chi non riesce a fare scelte di sobrietà non ne ha mai abbastanza. E chi non si accontenta, si dice che chi si accontenta gode, vorrebbe dire che chi sa anche essere sobrio sperimenta anche una forma di pace con se stesso, di pace interiore, di gioia. Ma chi non si accontenta non gode. Chi non si accontenta non ne ha mai abbastanza. Allora, imparare la sobrietà nell'essere in pace con se stessi, con ogni creatura e il creatore. Poi coltivare l'amore civile e politico nella prospettiva della fraternità universale, quindi educare a quello che è anche una spiritualità ecologica, non vuol dire educare al disinteresse per il mondo, per la società, per l'economia, per la politica, no, no, viceversa, si tratta di coltivare l'amore civile e politico, perché si passa attraverso l'impegno anche civile e politico per operare un cambiamento. E Papa Francesco recupera una categoria che dovrebbe essere cara a noi trentini, la categoria della carità politica, che è una categoria che troviamo anche in Rosmini. Imparare a vivere i segni sacramentali e il riposo celebrativo comprendendo in modo ecologico i sacramenti e la festa. Ecco, vi invito ad andare a leggere quella parte lì dell'enciclica dove parla di una comprensione ecologica dei sacramenti e del riposo. Riscoprire la sorgente trinitaria del creato e in essa la relazione tra le creature, quindi riscoprire che tutto viene dal Padre per il Figlio nello Spirito, che tutto vive in Dio e che noi siamo chiamati anche con le creature a vivere la nostra relazione con Dio. Il Cantico di Frate Sole è un modo per esprimere tutto questo, ad esempio. Poi, verso la fine, contemplare Maria, la regina di tutto il creato, che vive con Gesù ormai completamente trasfigurata, è il mistero di Maria assunta al cielo in anima e corpo, è la corporeità, è la nostra carne che entra ormai nel nuovo mondo, che entra ormai nella nuova creazione. E imparare, dice anche da Giuseppe, sapete che lui ha una particolare devozione per San Giuseppe, e lo presenta come modello di chi si prende cura, anche attraverso il lavoro. E alla fine guardare al di là del sole, all'orizzonte e alla meta della nostra vita. Guardare al di là del sole vuol dire guardare al punto di arrivo. Il punto di arrivo è che tutto il creato nel quale noi ora ci troviamo, un giorno sarà nuova creazione, un giorno sarà completamente compenetrato da quello che è la forza dello Spirito, da quello che è il mistero della Pasqua, della risurrezione di Gesù. Allora dice guardiamo anche lì, cioè educhiamoci a guardare perfino al di là del sole. Ho pensato anche qualche pista per approfondire che vi può rimanere. Allora, quali percorsi pedagogici interdisciplinari si possono sviluppare per educare gli alunni a una relazione integrale col creato? Ecco, l'idea è che si possa, con un tema simile, far lavorare anche più materie. Quali laboratori didattici interdisciplinari si potrebbero organizzare per approfondire temi specifici? Pensate ad esempio il tema dell'acqua, che avrebbe a che fare con tantissime materie, perché si va dalle scienze alla letteratura, a appunto la Bibbia, eccetera, eccetera, l'energia, no? Sole, energia, eccetera, eccetera, ce n'è finché si vuole. Coinvolgendo quali soggetti e in quale modalità? Attraverso quali strumenti, esperienze ed iniziative è possibile aiutare ragazzi a scoprire il linguaggio del creato che porta significazione? Ecco, credo sia molto importante oggi aiutare a uscire da una visione puramente materialista di tutto ciò che esiste, per aiutare a capire che il creato porta significazione, che con tutto ciò che esiste abbiamo necessariamente anche una relazione che è legata all'utilità che le cose hanno per noi. L'acqua ci serve anche per bere.
ma riuscire a scoprire anche quel qualcosa di più che c'è nelle creature, quel portare significazione, come aiutare i ragazzi a scoprire il creato come linguaggio, le creature come linguaggio, attraverso anche la valorizzazione di quello che è il linguaggio simbolico. E questo si può fare in tutte le fasce d'età. Quest'estate ho incontrato dei ragazzini delle elementari in un campeggio che volevano che un incontro su questo tema, e poi abbiamo fatto un esercizio, li ho mandati a spasso a cercare cose, oggetti, e che provassero a pensare che cosa gli poteva dire quel determinato oggetto, quella determinata cosa. E c'è chi è arrivato con una lumaca, c'è chi è arrivato con una tegola, c'è chi è arrivato con un fiore, e tutti hanno detto cose interessanti. Non importa se erano cose esatte, però hanno capito che potevano rapportarsi con le cose che avevano incontrato in modo diverso. E come valorizzare con gli studenti la riflessione sulla conversione ecologica legata agli stili di vita e all'ecologia del quotidiano. Ecco, l'ecologia del quotidiano è quella appunto che ha a che fare con le scelte di tutti i giorni: acqua, luce, immondizie, ma anche altre cose di cui il Papa ci parla nell'enciclica. Ecco, queste sono piste. Come dicevo, un testo molto più ampio è a vostra disposizione. Se avessi letto il testo neanche con la velocità di Spiri Gonzales riuscivo a stare in tre quarti d'ora, è a vostra disposizione anche il PowerPoint, e in fondo vi ho messo anche qualche indicazione bibliografica. Ovviamente Papa Francesco Laudato Si, questa è la versione cartacea, ma potete tranquillamente scaricarla dal sito del Vaticano anche in PDF. Poi, se volete conoscere qualcosa di San Francesco e del rapporto di Francesco con le creature, queste sono le fonti francescane, ve ne ho già parlato prima, e all'interno del testo scritto troverete anche indicazioni di dove andare a cercare nelle fonti francescane testi che parlano del rapporto di Francesco con le creature. E poi due testi di Carlo Paolazzi, che è un francescano trentino che ha curato anche le fonti francescane, lettura degli scritti di Francesco d'Assisi, all'interno affronta anche il tema della lode, e un libricino molto più piccolo, questo, che è il Cantico di Frate Sole, interamente dedicato solo al testo del Cantico delle creature. Grazie della pazienza, io ho finito. Bene, si sente? Sì, sì. Non riuscito a farlo funzionare. Grazie al padre Francesco. Il tema del francescanesimo, presto credo che tutti noi nelle scuole lo affrontiamo, perché Francesco è davvero una sorgente di energia spirituale, religiosa, culturale, insomma, è un patrimonio che anche l'insegnamento della religione sicuramente utilizza. Mi chiedo se ci sono delle domande al padre Francesco sull'enciclica, sugli aspetti che possono essere ancora da chiedere, di quanto lei. Sì, prego. Porto il microfono. Dunque, io volevo chiedere una cosa, Giuseppina Coagli, insegno religione all'arcivescovile, e ho avuto modo quest'estate a Roma di seguire proprio un congresso internazionale proprio sulla Laudato Si. C'erano esponenti dell'ambientalismo, dell'ecologismo e dell'animalismo. Il passaggio più controverso, quello su cui si è dibattuto molto, è proprio quel passaggio su cui si dice appunto che il valore intrinseco delle creature, valore intrinseco, no? E allora appunto alcuni esponenti dicevano, ecco, finalmente la Chiesa riconosce pari dignità agli esseri umani e al mondo animale, finalmente la Chiesa capisce che il concetto di dignità è applicabile anche al mondo animale, finalmente la Chiesa riconosce un'anima agli animali. E volevo sapere, lei ha concentrato, cioè, mi sembra, il passaggio sulla significazione e anche il passaggio sul valore intrinseco, se questa interpretazione, diciamo, cosa pensa di questa interpretazione, soprattutto di questo passaggio? Cosa significa secondo lei
valore intrinseco, perché effettivamente è un aspetto abbastanza caldo, cioè il concetto di dignità, io parlo proprio di attribuibile solo all'essere umano, no? O anche agli animali, e quindi gli animali in quanto portatori di dignità sono anche portatori di diritti, perché questo poi avanzavano anche gli animalisti, gli ecologisti, gli ambientalisti. Grazie. Domande interessanti, vediamo se per il cuore ho scritto qualche domanda, raccogliamo se ci sono altre domande. Francesco, ti serve carta e penna? Iniziando a vedere altre questioni. Allora risponderei a questo, Francesco, che penso sia abbastanza. Va bene, allora non sarò sicuramente esaustivo. Quando si parla del valore intrinseco all'interno dell'enciclica, si fa riferimento, ne parla sia nella parte biblica sia poi anche nelle parti successive, e non si entra nel merito, diciamo, se gli animali ad esempio hanno diritti, ma si fa un discorso che è sul valore che ha ogni creatura dal nostro punto di vista come uscita dall'intenzione creatrice di Dio, e dentro quello però che è anche una visione tradizionale cristiana, per cui esiste una gradazione anche nei livelli, diciamo, per così dire, di dignità, e di conseguenza il Papa ad esempio non fa un'enciclica vegana, San Francesco stesso, pur essendo uno che aveva una grande attenzione nei confronti delle creature, Francesco d'Assisi non è vegetariano, perché ritiene che sia evangelico mangiare di quello che ci viene messo davanti. Un povero non sceglie la dieta, un povero si accontenta, questo è un po' il suo principio. Quello che è sottolineato all'interno della enciclica però è che noi dobbiamo riuscire ad avere questo sguardo che comunque riconosce che le creature non hanno solo una dimensione di utilità, ma hanno anche appunto un loro valore. E per far capire questo il Papa cita quella pagina del Vangelo in cui si dice che il Padre Celeste si interessa anche degli uccelli del cielo, dei giri del campo e anche dei piccoli, dei passeri. E dice, di fronte a questo noi potremo essere crudeli nei confronti delle creature? Risposta, no. Ecco. Importare significazione poi, Papa lo riprende ricordando anche la teologia di San Bonaventura, che pure era francescano, e ricordando questa idea che per Francesco il creato è un grande libro attraverso il quale Dio ci parla, e che quindi bisogna questo libro imparare a leggerlo, imparare ad apprezzarlo, imparare a cogliere i messaggi che ci dà. Il Papa non si spinge oltre, ecco, chiaramente. Anche perché questo è un discorso poi che ha come uditorio ideale il mondo intero, ecco, non ha un circolo ristretto. Però sicuramente, ad esempio, il Papa sottolinea come sia importante non usare crudeltà nei confronti degli animali. Questo ad esempio sicuramente porrebbe delle questioni anche legate a un certo modo anche di allevare gli animali, eccetera, eccetera. Sì, grazie che hai aspettato, mi ricordo che faccio due volte il viaggio, che rischio da tutti. Allora, intanto grazie. Forse le dici sopra. Rosso verde. Non c'è scritto niente. Parlate già, dai, guarda.
Sente? Beh, no, no, no. Si sente, si sente. Io mi chiamo Patrizia Filippi, è una vita che insegno all'Istituto Comprensivo Giudicare Esteriori e da noi si ha molta cura dell'aspetto ecologico, sia a scuola sia personalmente, perché è una vita che mi occupo di ambiente. E volevo sapere una cosa, sarò molto più pratica, e cioè nel senso mi interessa un aspetto pratico. Quale riflessione c'è nella Chiesa Trentina riguardo, io ho cercato di leggere l'enciclica, riguardo alle grandi problematiche, faccio l'esempio del nostro Trentino, secondo me, cioè, noi trentini dobbiamo essere maggiormente responsabili, abbiamo avuto, cioè, siamo nati in questo bellissimo territorio, quindi abbiamo una grande responsabilità verso il territorio stesso. Ad esempio, se c'è qualche iniziativa pratica, vorrei sapere, della Chiesa sul problema, ad esempio, dei pesticidi, che è grossissimo all'interno della nostra provincia, se la Chiesa intende fare una riflessione in questo campo, stimolare proprio praticamente i cristiani che facciano qualcosa nel loro territorio. Grazie. Prego. Ecco, io non sono il portavoce della diocesi, quindi non sono in grado di rispondere a nome della Chiesa Trentina. Il Papa ricorda nell'enciclica il grande valore che hanno, e questa è dottrina sociale della Chiesa, i cosiddetti corpi intermedi secondo il principio di sussidiarietà. Allora questo vuol dire che quando una istanza emerge all'interno della società, è bene dare ascolto a quella istanza e cercare di capire meglio, cioè avviare uno di questi processi di discernimento, che questo rientra in quei processi di dialogo anche a carattere locale di cui parla il Papa nell'enciclica. Personalmente credo che la prima cosa da fare è, quando ci sono gruppi che si rendono conto anche di questo problema, è far emergere che c'è questo problema. Noi questo lo vediamo leggendo le lettere sui quotidiani locali, no? Ecco, si può anche segnalare a quello che è l'apposito ufficio diocesano che si occupa anche di tematiche di giustizia sociale, di ambiente, diciamo l'ufficio giustizia e pace, no? E salvaguardia del creato, anche perché credo che comunque a livello ecclesiale ci sia sensibilità da questo punto di vista qui da noi. Basti pensare anche l'impegno di questi anni, anche dello stesso Arcivescovo, nel portare avanti questa iniziativa del 1° settembre, che poi il Papa ha assunto ed è diventata per la prima volta quest'anno giornata mondiale, ma sono già diversi anni che si porta avanti questa iniziativa non solo a livello di Chiesa Trentina, ma con le diocesi anche vicine dell'Arco Alpino. Certamente chi questo problema lo coglie di più è giusto che lo segnali e che chieda anche che si avvii una riflessione, perché poi questo vuol dire cercare di coinvolgere anche quelli che operano nel campo, ad esempio, dell'agricoltura. Nel mondo dell'agricoltura ci sono molte persone che lavorano con una grande sensibilità ecologica, e dopo ci sono quelli che un l'atomizzatore lavano anche i bambini, insomma, no? Ma, però bisogna che prima il problema, diciamo, venga anche un po' posto. Chiaramente la lettura dell'enciclica può favorire anche una riflessione di questo genere. Bene, grazie. Allora sulla questione di San Francesco, costruzione, fase avanzata di costruzione, un materiale di un centinaio di pagine dal titolo San Francesco negli RC, prospettive, indicazioni, così, ed è maturato dentro le attività di formazione base, quindi alle caratteristiche dei materiali di formazione base, è fatto così, ci sono delle indicazioni per studiare San Francesco, in particolare per portare un insegnante di religione su una biografia moderna che tenga in primo piano l'aspetto storico nella lettura di Francesco, ma anche l'aspetto spirituale e il valore religioso di quella figura.
Poi sono disegnati, penso, non mi ricordo più perché mi hanno detto adesso la cosa, 6-7 percorsi su tematiche specifiche dove San Francesco può essere almeno la voce testimoniale dentro la tematica. Per esempio il tema della fraternità tra gli uomini, il tema della comunità, il tema della pace contro la guerra, il tema del progetto di vita per adolescenti o così, il tema ecologico, il rapporto con la creazione, e poi ancora il tema povertà e non mi viene più in mente altro, ma insomma ci sono una serie di tematiche riguardo alle quali è dichiarata una definizione, è espressa una mappa, sono indicate delle sequenze di lavoro in termini obiettivo formativo, obiettivi di fase, via via che coloro che accedono alla formazione base offrono anche loro materiali, arrivano anche azioni d'aula, mediatori che vengono collocati senza la pretesa di fare sequenze omogenee, ma dico vengono messi a vista perché ognuno si accorga di questa cosa. Il dossier è un centinaio di pagine, è corredato anche da un DVD dove sono riprodotte praticamente tutte le opere d'arte più significative su San Francesco, i vari fumetti catturati di qua e di là che hanno un valore comunicativo e materiali altri di questo tipo, musiche e musichette. Naturalmente il tutto non è diffondibile per questioni di diritti d'autore, ovviamente. Allora, quando sarà pronto? Sarà in un sito riservato nell'ambito delle materiali che presenta l'FBK, insomma, sono materiali che si utilizzano a livello di formazione base. Sarà in quel sito lì, avrete l'accesso diretto, ma un accesso a materiale riservato. Questa sarà la formula che penso navigherò, ma su questo sarete avvisati. Nello stesso ambito, nella stessa diciamo, scatola, arriveranno anche via via tutti quei prodotti che utilizziamo a livello di formazione base e che ormai insomma sommano 7, 8, 9 dossier, sempre però con l'ottica della formazione base. Non valorizzo formazioni in servizio, docenti super esperti che da anni e anni fanno quel lavoro, ma si tratta di materiale fatto per e costruito da gente che inizia l'abilitazione all'insegnamento. Tra parentesi, vedendo una di voi prima, mi è venuto in mente che sul tema dell'acqua devo recuperare un po' di materiali anche pregressi, sono del passato. C'è stato un gruppetto che ha fatto un bellissimo lavoro e sul tema dell'acqua, e se ricordo bene, mi pare che c'era anche un DVD dove il gruppetto aveva presentato i rumori dell'acqua, i tipi di acqua insomma che si incrociano nella vita, dall'acqua sorgiva, l'acqua incanalata, l'acqua della centrale idroelettrica, e insomma sull'acqua si era fatto un bel lavoro. Forse è il caso di recuperarlo. Quando questo materiale ci sarà, sarete avvisati. Grazie.